Credo che possiamo vedere nel grande video il collegamento in diretta con una chiesa anglicana di Manchester dove Padre March. Buonasera amici di Teo Lombardia, buonasera, scusate questa interruzione, grazie direttore, ma stanotte, notte santa, notte da ricordare, c'è stato un grande miracolo, a miracle inoltre, il male, le forze del male sono state sconfitte in diretta. Tutto il mondo ha potuto vedere questo miracolo di nostro Signore Gesù Cristo, sua grande potenza, le forze del male sconfitte, perché noi saputo purtroppo che arrivava qui squadra italiana che ha fatto cose strane. Come? Come si fa a mettere? Cose strane. In un anno è scudetto cartone, si dice cartone. Poi altro anno giocato campionato sola e vinto. Non bene. Poi giocato altro campionato. Maluccio ha vinto. Ma quest'anno, no, padre, io padre, sì, mi dica. Padre, no, l'altro era in segreteria, office. You remember, office. Ma mi scusi. Ultimo, fatto durante questo campionato e con mani autogol, non va. Insomma, io chiedo, voi in studio avere alcuni di questi peccatori? Cioè, per peccatori lei intende interisti? Mi sembra un paio. Sì, ne ho due alla mia destra. Tu mi hai detto i nomi Mstobosio. Sì. And Mr. Peclossi. Sì. Potrei chiedere a queste persone se conoscono questo libro, questa sacra Bibbia, ma non Bibbia del calcio, Bibbia di lui, nostro Signore. Voi conoscete... Silence, please, where you are, thief. Voi conoscete il settimo comandamento? No. Voi conoscete il settimo comandamento? No, non conoscere. No. Conosco tenere i bambini. Ma così? Lei anche bestemmiatore. Credimi. Settimo comandamento is non rubare. Dicono che lei non può fare questi. Però guarda, anche lei padre peggio di Beccalossi, padre racconta anche cose false, lei anche bugiando le altre. Padre le posso dire una cosa? Prego. L'ho detto prima, lei è veramente un gran rimbambito, però complimenti. Perché mi dia la mano. Bestemmiatore, lei può mi dia la mano. Guardi, lei la può mano. Soltanto espiare in unico lei benedica, modo. Benedica. Lei è Beccalò. Finito. Dammi la benedizione, lei. Che benedire, non essere scemo. Lei è Beccalò Sibrari. Qui davanti a me. Scusa, dacci la benedizione, le mani giunte, io metto le paramenti sacri. Ma che paramenti sono questi? Adesso per espiare peccati voi cantare insieme a me famoso gospel per chiedere perdono a nostro Signore. Però lei non può parlare di settimo comandamento. Glory, man united, glory, man united, glory, man united, and the red go marching up. Mi scusi.
Scusi, ma lei da quale chiesa? Da quale chiesa sta facendo questa predica delirante? Dal Duomo principale di Manchester, che è vice sito vicino a Old Trafford. Grazie Lord, thank you Lord, un'altra volta male sconfitto. Glory, glory, alleluia. Possiamo rientrare, possiamo rientrare, perché mi pare che questo padre Marcio, che mi ricorda vagamente, è tutto rosso. Rimanga lì padre, rimanga lì, perché magari c'è qualche interista. Non c'è una serie di staccate allo Stamford Bridge anche di questa chiesa, no? Allora, lei è un bestemmiatore, lei pagherà ancora su questa terra e fuori. Va bene, possiamo chiudere il collegamento con padre Marcio direttamente da Manchester. Grazie, arrivederci.